L'Archivio di Stato d'Imperia organizza una mostra sulla storia delle bambine abbandonate. Da dove nasce quest'idea? Quest'idea nasce innanzitutto dall'input della nostra direzione generale, la Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura, che ci ha proposto come tema per la manifestazione che si chiama Domenica di Carta e che è l'evento dedicato prettamente ed esclusivamente ad archivi e biblioteche che si tiene ogni seconda domenica di ottobre. Appunto, questo tema che ci è stato proposto è quello della donna nelle carte d'archivio. Potevamo effettivamente declinarlo in tanti modi diversi perché abbiamo tantissime testimonianze di storie al femminile nei nostri fondi archivistici, però ci è sembrato che potesse essere più utile, più rilevante declinare questo tema proponendo la storia di donne doppiamente discriminate per la loro condizione di donne, appunto, di femmine. E per il fatto che sono state abbandonate. E appunto è emerso diverso materiale su questo tema che abbiamo deciso di proporre in questa giornata. I documenti esposti riguardano esclusivamente le bambine, ma la situazione dei bambini era uguale? Sì, assolutamente. La situazione dei maschi e delle femmine al momento dell'esposizione, quindi del ritrovamento e della gestione immediata della cura e dell'assistenza, è identica. Quello che fa la differenza è, appunto, come diceva prima la direttrice, il futuro di doppia discriminazione da parte di queste bambine. Come è cambiato l'abbandono dei bambini rispetto ai documenti che avete ritrovato ad oggi? L'abbandono è cambiato completamente, per fortuna. Noi siamo partiti analizzando un periodo molto preciso, che è quello della metà del XIX secolo, ma ripercorrendo comunque la storia dell'assistenza ai trovatelli dal Medioevo all'Ottocento. Oggi, per fortuna, l'assistenza è molto più strutturata. Oserei dire codificata e più sicura in termini sia sanitari e igienici che di gestione proprio dei bambini.